Pronto? Ah, pronto, sono io. Beh, sta lì, guarda, mi fa la radio, non ti sento. Beh, e comunque ti dico due cose e dopo metto sotto ascolto per la radio. Allora, prima cosa, voi dite una roba. Cosa dite che pensi così, a grandi linee, di Madonnina di Civitavecchia, che piaceva, che roba là? Prima roba. Seconda roba, stimate del padre Pio, quello che adesso si chiama Fallo Beato, quello praticamente il padre Pio, quello dell'Abruzzo, che sono là, insomma. Cioè padre Pio, padre... Sì, padre Pio, così, cosa che te pensi, se c'è una forza superiore, come che ha fatto brusasse le mani, tutte che robe là, insomma, così, a grandi linee. Va bene. Metto sotto, ascolto per l'aria perché no, se no si capisce un attimo. Molto bene. Buon lei, ciao. Allora, diamo questa risposta, l'abbiamo già data parecchie volte, però è importante darla. Allora, il discorso della Madonnina di Civitavecchia, chiariamocelo subito e diciamocelo fuori dai denti, è una pura, semplice e volgare truffa. È una truffa ordita e con la partecipazione pesante di quel picchiatore, perché è un picchiatore, del cardinale Grillo, credo si chiami, o comunque come si chiami il cardinale di Civitavecchia, o il vescovo di Civitavecchia. Quella è solo ed esclusivamente una volgare truffa, punto. E qui non basta, non voglio neanche continuare a questo. Per quanto riguarda le stimmate, cioè, io non vado a dire che Pio, padre Pio, che tanto è amato e tanto è ben voluto da tutte le robe che abbia fatto, fosse un truffatore, anche se ne sono straconvinto. Però voglio fermarmi a quello che affermano i parapsicologi, cioè io posso con la concentrazione, con la dedicazione, avere tutta una serie di effetti fisiologici. E questi sono ben conosciuti in psicologia, le malattie psicosomatiche. Per cui io ci starei attenti. In ogni caso io ho poca stima di padre Pio per parlare di questo. Pronto? Cioè, per me padre Pio è un personaggio abbastanza volgare, perché ha giocato molto con gente che aveva troppi soldi, per cui lascia molto perplessi il personaggio. Come ho disprezzo per la Teresa di Calcutta, per esempio. Cioè, per me, io li paragono al più feroce nazismo. Non tanto perché hanno fatto delle cose uguali, che non mi interessa le cose, ma per la forza che li muove, per l'intento da cui erano mossi, per le intenzioni che avevano. Ricordiamo che gli esseri umani costruiscono il Dio che hanno dentro. Non si può chiedere agli esseri umani di sottomettersi, di adeguarsi a una verità o a qualcosa. Cioè, adeguarsi a qualcosa, adeguarsi a una verità, adeguarsi a un pensiero, significa sempre uccidere una parte dell'essere umano. Per cui io ci starei sempre molto attento su queste robe qua. Che dopo vengono vendute, certo vengono vendute, ma però io vi posso portare un mezzo quintale di cose similari. Gran parte dei movimenti messianici, per esempio, dell'America Latina, sono dovuti a gente che guariva tutti. Cioè, erano questi qua, guarivano immediatamente, apparivano loro, guarivano tutti, facevano un credo religioso pseudo-cristiano e da qua succedevano grandi casini. Cioè, la storia è piena di tutte queste cose, ma fin dal... non so, ma anche dei filosofi greci avevano il potere di guarire. Credo... Empedocle? No, non è Empedocle. Comunque c'era un filosofo greco che anche lui era considerato un dio e che guariva, era un presocratico. Cioè, la storia dell'umanità è piena di questo. Tu prendi per esempio l'asino d'oro, credo dei Polidori, no, beh insomma, la storia dell'asino d'oro, tu troverai tanta magia, tanta gente che fa ammalare, fa curare, cioè, e questo è un libro scritto, mi sembra, fra il primo secolo dopo Cristo, troverai questa magia spiccia del far curare, del far nascere, del far venire fuori questo, quello, era una cosa da sottobosco, insomma, del genere umano, erano proprio quelli che sognavano solo questo, il colpo di bacchetta magica, è roba da sottobosco, insomma, non neanche da esseri umani.
E purtroppo sia Padre Pio, sia la Madonna de Coso, la Madonna de Civitavecchia, tutta, sono delle volgari truffe. Visto ieri, per esempio, alla trasmissione della Macchina del Tempo, in una chiesa spagnola c'è la statua dell'amore romano, che è scambiata per Gesù, guarda caso. Viene scambiata per Gesù o un angelo, adesso non mi ricordo, fa i miracoli. Cioè, sicuro la gente va a trovare quella statua e viene miracolata. Per cui la suggestione e la truffa fa tanti scherzi, fa tanti giochini. Per cui io ci starei molto attento a tutte le sceneggiate, a tutte le messe in scena. Cioè, per esempio, sempre a questa conferenza che è stata tenuta sulle esperienze di premorte a San Marino, Morris, che è quello che tiene la cattedra di Edimburgo di parapsicologia, uno dei compiti di questa facoltà, e qua sono arrivati finalmente i ragazzi, alcuni di questa fa uno dei compiti di questa facoltà è quello di andare a scoprire i trucchi attraverso i quali, per esempio, si fa piangere Madonna, attraverso i quali si creano trasposizioni, si illude che le cose rotte si ricostruiscono, si illude la levitazione, si illude la trasmissione del pensiero. Cioè, tutti questi trucchi vengono individuati e credo che abbiano trovato 48-50 trucchi per la levitazione, 60 trucchi per la trasposizione del pensiero. Esiste, la maggior parte delle cose sono furberie. Costruire il corpo luminoso è sempre un lavoro, è sempre una costruzione dell'individuo. E dopodiché, chiaramente nel sistema in cui viviamo, in ogni sistema umano, si può anche essere ingannati. Cioè, esistono tante cose che ingannano, che truffano, cioè, però la misura per non essere ingannati è se stessi. Se una cosa mi fa star bene, una cosa mi aiuta a svilupparmi, una cosa mi crea pensiero, una cosa mi dà quello che io cerco, io sono disponibile. Se invece quella cosa comincia a dirmi ma tu devi fare questo, ma tu devi fare, allora là è bene non sentirci, c'è qualcosa che non quadra. Cioè, adesso, lo sconosciuto che ci circonda è sempre maggiore del conosciuto. Lo sconosciuto è vastissimo perché noi siamo compresi nel mondo, cioè il mondo ci comprende, non è che noi comprendiamo il mondo, noi siamo piccoli rispetto all'universo. Per cui tutto ciò che ci comprende, noi possiamo capire tanti fenomeni, ne capiremo sempre di più, però non riusciremo mai, data la nostra struttura fisica, a riuscire a comprendere l'interezza dei fenomeni. Pertanto, guardatevi sempre dalle truffe. E guardatevi sempre dagli inganni, ma specialmente dagli inganni che ricorrono al condizionamento educazionale, dall'inganno del più forte, dall'inganno del comando sociale. Chiedetevi sempre cosa vuole, dove vuole arrivare, qual è il suo obiettivo. Anche nei miei confronti, tanto a me non me ne frega un cazzo. Cioè, io non ho cose da nascondere, non ho cose da ingannare le persone. Cioè, io non ricavo niente, anzi. Per cui qui finisce la trasmissione. Trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Che va in onda tutti i giovedì alle ore 15 su Radio Gamma e ricontinua alle ore 19. Finora abbiamo dato la lettura del libro dell'Anticristo, e il libro dell'Anticristo contiene i principi generali della stregoneria, del paganesimo, letti 12 anni fa. Cioè, questi principi sono stati scritti 12 anni fa, e chiaramente oggi come oggi vi ho detto molte cose le cambierei. Se dovessi riscriverlo, moltissime cose le scriverei in maniera diversa. Ma non in contrapposizione a queste, cioè le amplierei, le scriverei meglio, le metterei giù in modo più filante, le aggiungerei tantissime altre cose, alcune affermazioni assolute le farei molto più limitate, molto più, sì, non le considererei più assolute, perché c'è una trasformazione delle persone che non va mai in contrapposizione. Prossima volta, nella trasmissione del 19, vi leggerò la quarta parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e analizzeremo il rapporto fra Gesù e i farisei al suo tempo nell'applicazione della Chiesa Cattolica nella sua storia. Come cioè il fare la Chiesa Cattolica obbedisce ai principi divini, cioè di quello che lei ritiene il suo Dio, e come il suo fare sia il riflesso di queste cose. Allora leggeremo il passo del Vangelo, leggeremo il commento a quel passo del Vangelo, leggeremo l'episodio che mi interessa analizzare e alla fine leggeremo il commento del passo del Vangelo con l'episodio che siamo andati a leggere. Per cui ci sarà un episodio storico, ci sarà uno dei passi del Vangelo, ci sarà un commento del tutto. Ed è la quarta parte di Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Bene, io finisco qui. Ricordo che la...
a Treviso sabato 7 febbraio 1998 alle ore 18:30, Palazzo Onigo, Corso del Popolo 29, Treviso. Ci sarà la conferenza Paganesimo, magia, stregoneria come liberazione dall'oppressione cristiana.